ANSA Voice Daily, l'approfondimento di oggi. Adottare un bambino, chiedere un mutuo in banca, partecipare ad un concorso. Queste sono azioni normali per la maggioranza dei cittadini, ma non per le persone guarite da un tumore. Per loro infatti rappresentano spesso una vera e propria corsa ad ostacoli, almeno finora. Le cose infatti cambiano da oggi, con l'approvazione definitiva da parte del Senato della legge sull'oblio oncologico. Io sono Manuela Correra e mi occupo di sanità e medicina per l'agenzia ANSA. Ho parlato di queste nuove norme con gli oncologi italiani, che hanno fortemente sostenuto questa legge, anche promuovendo una campagna di raccolta firme. Ed ora, anche grazie alla loro azione, la legge è presente anche in Italia. Ma di che cosa si tratta? La norma sancisce il diritto all'oblio per coloro che sono stati colpiti da una patologia oncologica con l'obiettivo proprio di prevenire discriminazioni e di tutelare i diritti. Questa è una legge che è stata accolta con soddisfazione dagli oncologi, dal ministro della Salute Orazio Schillaci, che ha parlato di una legge di civiltà, ma soprattutto dalle associazioni dei pazienti, per i quali le nuove norme rappresentano una svolta che cambia radicalmente vari aspetti della loro vita quotidiana. Cosa prevede dunque la normativa? In pratica si tratta di specifiche norme che tutelano gli ex pazienti da possibili discriminazioni in vari campi, dunque nel campo assicurativo e finanziario, ma anche nell'ambito lavorativo. Si prevede infatti il divieto di richiedere informazioni su una pregressa passata patologia oncologica dopo 10 anni dal termine dei trattamenti e in assenza di recidiva di malattia in questo arco di tempo. E per i pazienti più giovani, in cui cioè la diagnosi sia stata fatta prima dei 21 anni di età, questo limite per l'oblio si riduce a 5 anni. Ma la legge non tutela solo nei rapporti con le banche e con le assicurazioni, ma anche nei concorsi, nei casi ad esempio in cui sia prevista un'idoneità fisica, e tutela anche nei procedimenti per le adozioni di bambini. L'obiettivo, insomma, è proprio quello di restituire alle persone che si sono lasciate alle spalle un tumore la possibilità di vivere senza essere più oggetto di discriminazioni nella vita sociale, professionale e familiare. Un grande passo avanti, anche perché ad essere coinvolti sono tantissimi cittadini. Come ci spiega appunto il presidente dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica AIOM, Francesco Perrone. Quella approvata ieri all'unanimità dal Senato è una legge di civiltà che ci aiuta a cancellare una sorta di cicatrice sociale che permaneva sulla pelle di chi il cancro lo ha avuto ma è guarito. Parliamo di circa 1 milione di italiani oggi. Raggiunto questo traguardo, ora però si punta oltre, e cioè ad accorciare ulteriormente i tempi per ottenere l'oblio. Questo numero aumenterà, perché nei prossimi 3 mesi AIOM e Fondazione AIOM collaboreranno con il Ministero della Salute per definire quali pazienti, a seconda del tipo di tumore, si possono considerare guariti anche prima del limite attualmente previsto dalla legge. Ma l'Italia come si pone nel contesto europeo? Siamo una volta tanto in anticipo in Europa rispetto al limite del 2025, e siamo in compagnia di alcuni altri paesi come la Francia, l'Olanda, il Belgio, il Portogallo. Siamo assolutamente convinti che l'Italia in questo momento è all'avanguardia in questa materia.